Tele Durruti, questa costruzione che si trova in Avenue Junot a Parigi ed esattamente a Montmartre è stata disegnata, progettata da uno dei più grandi architetti del Novecento, Adolf Loos, l'autore delle parole nel vuoto, o forse le parole nel vuoto, per Tristan Tzara, padre del dadaismo. C'era qualcosa di straordinario. Tzara era rumeno. Si può entrare anche con l'auto. Ed è uno dei monumenti, diciamo pure residenziali, più straordinari dell'architettura del Novecento. 15 Avenue Junot. Come te lo restituisco quel mondo? Patrice, no, senti, ma come lo restituiamo il mondo di Tristan Tzara? Il mondo di Tristan Tzara. Oui. Anche anziano, lui dice Boris Vian in Manuel de Saint-Germain-des-Prés, oui, che era rimasto uno dei pochi a fare discussioni serie nel quartiere, nei bar di Saint-Germain. Chi? Tzara? Tzara. Che uno invece, diciamo, lo assimila ai paradossi dei manifesti del dadaismo. Sì, eh. Vacuità sonora assoluta, Dada. Era l'amico del marito della Pablo Volta, che era un fotografo argentino, carissimo amico di Pablo Volta. Volta. Che manca Pablo Volta? Hai visto che bella casa c'era Tristan? Ma c'aveva i talleri, la pila Tristan, per avere una casa così. Sicuramente. Sardella. Perché è stata costruita a posto. Per lui, gliel'ha progettata. La ricerca è un po' il Bauhaus. Bauhaus, sì, sì, sì. Il mondo degli anni 30, 30, sì, 33 Bauhaus, anche un po' prima. Bauhaus Weimar. Weimar. Dessau. Sì, sì. Weimar. Ta 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 ta. Voglio parlare perché mi registri. No, che? Spegni.